Antonio Caprarica, stanno per partire delle rose per te, e però poi tu rimani con me e parli dopo, perché dire che sono mortificata, specialmente con un gentleman come te, è dire poco. Ma non si può avere un dibattito con gente così, che impedisce agli altri di parlare. Ora torniamo e parli tu, parli tu, pubblicità. Mondo italiano, mondo italiano. Questo sarebbe il momento di Paolo sotto corona, ma colpo di scena prima conclude Caprarica, perché è proprio una cosa che è il mio onore che ne va di mezzo. Antonio. No, ti ringrazio molto, ma io non posso togliere spazio a Paolo Sottocorona, che oltre ad essere un amico è il più stimato meteorologo sulla piazza. Però se posso dire una cosa molto rapidamente, vorrei proprio dirla. Quello che abbiamo sentito stamattina è la dimostrazione che purtroppo il fanatismo, perché qui siamo di fronte al fanatismo, sia nel caso di Agamben, sia nel caso dell'insegnante di italiano che allora, non si permetta di offendere, voi siete dei maleducati, perché non mi avete dato modo di rispondere. La maleducata non mi avete è lei dato perché modo. Scusi signora, è caduta la linea. Arianna, lei stava parlando ed è cascata la linea. Adesso do la parola ad Antonio Caprarica, che ha pazientemente atteso per mezz'ora. Sta parlando Caprarica. Dopo tornerò da lei. Non ho preso nessuno e chiedo rispetto. Arrivo da lei. Prima parla Antonio Caprarica, mi perdoni. Uno alla volta. Parla Caprarica adesso. Caprarica. Il dramma vero è che c'è gente che non è adatta all'insegnamento e hanno fatto benissimo a sospenderla, ma non perché non fa vaccinare sua figlia, perché non è in grado di insegnare. Questo lo dico io. Io vi saluto perché questo non è modo democratico e civile. Ma perché non è il motivo di litigare? Stava parlando Caprarica, poi si arrivava da lei. Quindi uno alla volta. Nessuno, vorrei solo esporre le mie ragioni, visto che sono presente una minoranza. Adesso lasci esporre a me. Adesso è il turno di Caprarica, tornerò da lei. Signora, è il turno di Caprarica, tornerò da lei. Caprarica. Guarda, cara Mirta, francamente è del tutto evidente, credo anche ai nostri spettatori, la totale inutilità della discussione con urlatori professionali e con fanatici. Quando io sento un nome che appartiene alla vicenda della storia della filosofia in Italia, che dice che il governo di Draghi è come quello di Hitler e di Stalin e che è sorta alla resistenza, essendo un vecchio allievo di Guido Calogero, Franco Lombardi, Lucio Colletti, Tullio Gregori, mi chiedo che cosa direbbero loro di questo loro, virgolette, collega. Perché c'è anche un punto a cui bisogna dire basta. Allora bisogna dire basta alle bufale che vengono propagate sulla base di chiacchiericcio racconto sui social. Bisogna dire basta a questa storia di propagandisti, di urlatori di professione che hanno lo sforzo inutile, inane, di paragonare la battaglia democratica e lode agli italiani, perché in piena contesto democratico milioni di italiani hanno ragionato con la loro testa, hanno respinto le sirene del fanatismo, ripeto fanatismo, e sono andati a vaccinarsi proteggendo la loro salute e quella degli altri, che alla insegnante di cui sopra non interessa, perché tanto lei ci ha spiegato che in una fascia d'età in cui il Covid non la riguarda. Questo è quello che si insegna nelle nostre scuole, spero veramente di no. Grazie Antonio. Allora, Alessandra Moretti, le faccio dire però, mi dica cosa voleva dire, perché ha già parlato prima e io sono in ritardo con tutti gli altri ospiti, ho un ospite che aspetta di entrare e un altro collegato che è ancora sotto corona, quindi mi dica al volo cosa voleva dire, così poi faccio concludere alla Moretti e cambio pagina, perché voglio accogliere Gianrico, caro figlio, prego, se n'è andata, ha deciso da sola. Sì? Mi sente? Ecco, ora sì, sì. Prego. Allora, al volo è un po' difficile rispondere al volo dopo 40 distretti. Minuti di propaganda pro-vax, adesso io al volo dovrei spiegare. Ma che propaganda? Comunque sono medici che hanno parlato... Dico semplicemente che per quanto riguarda i bambini, sono stati vaccinati, per esempio, vorrei 3 minuti almeno... 3 minuti? No, non ce li ho. Sennò veramente è impossibile per me non passare per una fanatica no-vax se non mi date modo di argomentare un minimo le mie motivazioni.
Quindi, se c'è la possibilità di parlare tre minuti... Allora, io direi una cosa, posso dirle la verità? Ci rivediamo, lei ritorna perché non ho tre minuti a disposizione, sfortunatamente. Allora, quindi, tornerà molto presto per argomentare. Ti chiedo...